volevo chiederti, uno di questi giorni ti ho sentito dire che tu non sei un giornalista. Rinnego tutto. Ah no, sì, è vero, l'ho detto, sì. Ma un reporter. Sì. Qual è la differenza per te? Allora, giornalista non lo sono perché in teoria per essere giornalista pubblicista ci sono dei minimi da fare e da certificare. Per essere un giornalista professionista ci sono dei massimi da fare e da certificare. Io non ho fatto né l'una né l'altro, per cui... Però non essendo un semplice intrattenitore, ma essendo uno che fa dei servizi, mi sono definito reporter, reporter, che tu parli benissimo inglese, quindi reporter, e quindi sì, perché il giornalista ha una deontologia professionale, quando pensa a un giornalista, dei doveri, dei diritti. Io in teoria non ho niente, sono un intrattenitore, un po' un buffone, un giullare di corte, quindi né doveri né diritti, per cui dico reporter... Così, insomma, è un concetto. Faccio dei servizi in un posto, li riporto, da cui reporter naturalmente, e quindi questo, insomma, io non ho fatto l'iter da giornalista, non ho i requisiti e neanche i doveri e neanche voglia di essere giornalista. Così potrò fare pubblicità quando sarò molto famoso, mentre facendo il giornalista non potrei farlo, a parte Cucuzza, che forse allora ho capito perché non ci ha cagato oggi. Allora, per quanto riguarda il giornalismo d'inchiesta, diciamo, negli Stati Uniti e comunque nel mondo anglofono, si tratta sempre di inchieste molto molto articolate, molto watchdog, molto profonde, watchdog, che durano anche 6-12 mesi, anche anni in alcuni casi. Le Iene fa un servizio che è molto simile nella sostanza, anche se in maniera più concentrata, diciamo, giusto? Sì, in Italia il servizio watchdog, intendo anche molto... Ah, ho visto che si è spenta la luce, ero io. Anche molto diluito nel tempo, lo fanno i reporter di Rai 3, lo fa Report, lo fa Presa Diretta, lo fa... aspetta, non voglio sbagliare. Report, Presa Diretta... E il terzo adesso non mi viene, terribile, che si alterna, comunque ce n'è un altro sempre sulle 3, chi più sul tecnico, chi più sul sociale, no? Politico, sociale, però loro fanno un lavoro che dura mesi prima della messa in onda, quindi poi anche un merito riallacciare il lavoro che fanno i mesi precedenti a un'attualità che spesso cambia nel giro di una settimana in Italia, per cui ha merito anche per quello di fare della roba che inizia mesi prima, che poi sembra attualissima quando la vedi in onda, no? Poi sono anche loro a fare notizia. Noi facciamo a volte delle cose in estate che vanno in onda magari in autunno, è al massimo il nostro livello di diluizione della notizia nel tempo, del servizio, ma altrimenti siamo molto legati all'attualità, insomma, beh, più o meno legati all'attualità, a volte sì, a volte no, a volte l'attualità la facciamo noi. Comunque si tratta di un servizio al cittadino alla fine, si parlava appunto della differenza dei due grandi poli, del servizio al cittadino e dell'impresa effettivamente. Quindi tu come vedi questo aspetto in particolare nel giornalismo italiano, la necessità comunque di conciliare questi due grandi poli? Allora, noi siamo un programma che essendo in una TV commerciale è al servizio delle imprese, perché noi dobbiamo fare un programma che la gente guardi per far fare i soldi a Mediaset tramite la pubblicità. Questo penso che sia, quindi più gente ci guarda, più soldi fa Mediaset con la pubblicità e in teoria più soldi dovrebbero arrivare a noi, poi questo rapporto non è diretto, però insomma di grazia. E quindi noi facciamo in effetti del servizio pubblico in un'azienda commerciale, per cui non andremo mai contro, o comunque si va ma senza poi fare i nomi, si fa anche cose contro gli sponsor, ho fatto un servizio contro le compagnie telefoniche che lasciano che dei provider attivino dei servizi a pagamento non richiesti o comunque richiesti in maniera strana, l'abbiamo fatto senza citare, che so, la Wind, e perché non si può, perché ci danno i soldini, è una legge che vale purtroppo per tutti i mezzi di informazione, quasi tutti i mezzi di informazione nella società moderna, che non siano cooperative o che non siano Ollus, eccetera. Ne sono poche di società che fanno di organi di informazione Ollus, credo, sì. Il Fatto Quotidiano, per esempio, si proclama abbastanza libero, cioè, però è sempre molto difficile farlo. Noi siamo una TV commerciale, io ho scelto di lavorare in una TV commerciale, se non mi stanno bene queste regole prendo e esco, giustamente. E, noi facciamo servizio pubblico, è vero, sarebbe bello che in Rai ci fosse un programma come Le Iene o anche come Striscia la Notizia, sarebbe... No, c'era Mi Manda Rai 3, poi per motivi di ascolto ha cambiato format, poi insomma non c'è più, o forse ci sarà ancora, comunque... È un peccato che Le Iene non siano alla Rai. Tuttavia ci diciamo, qua abbiamo magari il veto di non rovinare la reputazione agli sponsor, di non rovinare la reputazione all'impero berlusconiano, poi magari il Rai comunque per fare un programma come Le Iene hai 200 altri mila ostacoli, c'hai 25 mila dirigenti, ognuno col suo orto, quindi non sarebbe facile
probabilmente neanche di là, per cui non ci lamentiamo. Ci abbiamo dei paletti, come dice l'annunziata dei paletti, e i paletti ce li teniamo. Non vi dico dove, però. Questo, senti, senti, è stato definito un tema ormai trito, diciamo, quello dell'influenza che hanno gli editori e comunque gli sponsor nel lavoro, nell'operato dei giornalisti. Però effettivamente qualche cosa si sta muovendo, anche considerato che ci sono moltissimi giornalisti che fanno il proprio lavoro da freelance e lo fanno pubblicando online piuttosto che attraverso collaborazioni con diverse testate. Secondo te come evolverà questa situazione, diciamo? È il futuro, secondo me, perché tanto adesso le televisioni generaliste nel corso dei prossimi 10 anni perderanno gli ascolti, ci sarà un Canale 5, un Rai 1 e poi ci saranno Italia 1, Italia 2, Canale 5, la 5, Iris, Rai Premium, Rai, che avranno per meno tutto i loro percentualini di ascolto e quindi la grande unione, il vero mezzo di informazione principale pian piano diventerà internet, quello che accomuna, perché il TG1 lo guarderanno fra 10 anni 2 milioni di persone, adesso lo guardano in 5, come 10 anni fa lo guardavano in 8 milioni, il TG5 lo guardavano in 2 milioni, 8 anni fa lo guardavano in 7 milioni e gli altri saranno tutti rivoli che procedono ognuno con la sua direzione se targettizzata anche dell'informazione, che se ci sarà non ci sarà, e l'unica vera grande fonte di informazione che metterà d'accordo, che ne so, 20 milioni di italiani non sarà più Rai 1 ma sarà internet, e questo va bene, poi sarà internet con tutti i suoi, cioè non andremo tutti su Google, mi auguro, non saremo tutti su Facebook, su Twitter, ma comunque la gente, secondo me, cioè la strada è quella, non ci sono, cioè, mo, altri paletti alla banda larga, ai blog, quella roba lì speriamo che non ne mettano, e quello è il futuro, secondo me, cioè non c'è, cioè io ho preso la TV generalista, in questo caso Italia 1, nel 2000, proprio quando ha iniziato, diciamo, il lento declino verso di ascolti quantitativi, sul qualitativo va, ognuno decida, e l'ho presa l'ultimo treno, adesso cioè, vedo pian piano i grafici degli ascolti che ogni mese in mese, anno in anno, si dividono con 200 televisioni, quando prima ce n'erano 20, 30, quindi Sky, TG, ma va bene così, cioè, per cui la prima domanda era perché ho perso il conto. Come evolverà appunto la situazione? Ah beh, sì, sì, tante fonti di informazioni, ma non le principali non saranno più TG1 e TG5, ma sarà la grande cloud di internet, ne sono assolutamente sicuro e è segnato, cioè non c'è scampo, quindi giornalisti, morirete tutti! Grazie davvero tantissimo, è Mauro. Finita? È finita? Ma è così fresco qui, ma continuiamo. Accendiamo un altro riflettore. Grazie a voi, viva il Festival del Giornalismo, viva il Festival del Giornalismo, viva la Web TV. Anche se non ho mai capito, sto JF12 cancelletto. Evviva. Grazie. È partita la sigla? Grazie a te. Ah, non ancora finita.